Barbara Corzano, la medicista, servizio di consulenza di etica clinica, bioetica e medical humanities del Dipartimento di Sicurezza e Bioetica di questa nostra facoltà. Lei ci parlerà degli aspetti etici relativi alle patologie fetali con alto indice di terminalità. Al termine della relazione dell'autoressa Corzano ci sarà una discussione e poi procederemo con la pausa pranzo. Per l'invito del professor Noia, tutti gli organizzatori del congresso, e sono qui anche a nome del servizio, dell'intero servizio di consulenza di etica clinica, ossia a nome del professor Spagnolo e di Dario Sacchini. Vediamo un attimo, partiamo da una definizione, non so se tutti sono a conoscenza di cosa sia l'etica clinica, forse è il caso di specificare un pochino di più di cosa si tratta. La consulenza etica in ambito sanitario è un servizio assicurato da un individuo o da un team di persone per rispondere alle domande poste da pazienti, familiari, rappresentanti, tutori, operatori sanitari o altre persone coinvolte nell'assistenza. In ordine a che cosa? Dubbi, conflitti, soprattutto di valori all'interno della pratica clinica. Questa è la definizione che in qualche modo l'American Society for Bioethics and Humanities ci ha inquadrato, ci ha dato come punto di inizio della nostra riflessione, ma anche del nostro servizio. Ma qual è lo scopo della consulenza di etica clinica nella sostanza? Sostanzialmente è quello del miglioramento della cura dei malati, ma non solo delle modalità, anche dei risultati, attraverso l'identificazione, l'analisi e la risoluzione dei conflitti etici. Mi voglio soffermare su quelli che sono gli obiettivi specifici della consulenza, perché mi faranno poi da spunto per andare ad analizzare in sostanza gli aspetti etici delle patologie fetali che sono presenti, che possono essere caratterizzate da una terminalità. Qual è la prima cosa che in qualche modo si pone come obiettivo la consulenza? Quello di ottimizzare la qualità di cura. Attraverso cosa? La proporzionalità dei trattamenti. Partiamo dalla base scientifica, partiamo da una valutazione che è clinica, e attraverso la valutazione clinica si va a identificare ciò che è proporzionato per quella determinata situazione. Questo vale sia per l'adulto sia per il feto. Si va a valutare la appropriatezza etico-clinica delle tecnologie che vengono utilizzate, e questo è alla base anche della valutazione della proporzionalità dei trattamenti. C'è una condivisione della pianificazione terapeutico-assistenziale che viene fatta sia all'interno del team di valutazione sia con la famiglia. C'è la promozione delle cure palliative, vedremo quanta importanza hanno all'interno del percorso hospice perinatale le cure palliative. Cosa si intende per cure palliative? Che spesso vengono fraintese come cure del fine vita. E infine, il momento che forse è specifico, diciamo, per alcune patologie fetali, che può avvenire sia a livello intrauterino che alla nascita, che è quello della comfort care e dell'accompagnamento. Capiamo dunque come gli obiettivi che si prefigge la consulenza di etica clinica sono sì legati al miglioramento della cura del paziente
e della famiglia, ma anche finalizzato di conseguenza, nel momento in cui ottiene il miglioramento della cura, a diminuire il contenzioso che potrebbe eventualmente esserci all'interno di una struttura sanitaria. Nel momento in cui si soffre una diagnosi di prognosi infausta, è chiaro che sia la famiglia ma anche il paziente adulto possa andare incontro a un distress, a una ricerca che spesso può far entrare in conflitto con l'equipe sanitaria. La consulenza di etica clinica, facilitando la comunicazione, facilitando la possibilità del dialogo, dell'empatia all'interno del gruppo, permette proprio di creare e rinsaldare quell'alleanza terapeutica che è sostanziale per riuscire a ottimizzare la cura, che è il primo obiettivo che vi ho fatto vedere. Ma riesce anche a migliorare il clima organizzativo. Abbiamo parlato di formazione dei giovani medici, ne ha parlato il professor Lanzone, ne hanno parlato tutte le persone che mi hanno preceduto, ma formare significa anche formarsi a utilizzare in maniera appropriata le risorse affinché siano utilizzate senza un eccesso di tecnologie che potrebbe sfociare nell'accanimento terapeutico, ma casomai utilizzandole in maniera appropriata per far sì che si possa raggiungere degli obiettivi di cura personalizzati. Ed ecco qui la possibilità che l'etica clinica entri nel contributo della realizzazione di linee guida e percorsi clinico-etico-assistenziali come PCA Hospice Perinatale, che l'anno scorso in qualche modo ha avuto luce e si è concretizzato all'interno di questo gruppo. Infine è un'occasione preziosa di riflessione e confronto. Pensavo che l'incontro di oggi in qualche modo ci permette proprio questo, di confrontarci. Abbiamo ascoltato con attenzione le relazioni precedenti, è sempre un piacere ascoltare il professor Noia, notavo che le sue diapositive sono sempre più belle, quindi e ho ascoltato con attenzione sia il professor De Santis che il professor Bento e mi rendevo conto di quanto nel cercare di venire incontro e soprattutto di ottimizzare la cura di situazioni particolarmente complesse, l'etica clinica diventi fondamentale, perché le domande, gli interrogativi che ci si pone in determinati contesti sono tante e spesso sono diverse e spesso il gruppo si trova non sempre allineato sulle soluzioni da perseguire. In sintesi, cosa fa la consulenza di etica clinica? Ve l'ho accennata, ve l'ho in qualche modo dettagliata. La consulenza di etica clinica è finalizzata a una medicina per il bene integrale di ogni singolo paziente. Ma cosa c'entra la consulenza di etica clinica con l'ospice perinatale e all'interno della gestione di quelle patologie fetali che in qualche modo possono essere terminali o comunque a prognosi di vita limitata? Ecco dunque che le domande che possono sorgere sono: qual è l'approccio etico clinico più appropriato per la gestione di queste patologie? È giustificato ad esempio avere solo un atteggiamento di osservazione della situazione clinica fetale molto complessa senza intervenire in alcun modo sul feto? Qual è il bene da perseguire? Il bene materno, il bene fetale, entrambi? Quale privilegiare fra i due? Quali interventi terapeutici? Cosa si intende per interventi terapeutici? Solo le cure palliative o trattamenti invasivi? E sono due cose così distanti o possono essere parte della stessa realtà? E soprattutto, che tipo di presa in carico deve essere fatta di queste gravidanze con una diagnosi finale così particolare? Capite dunque che
Il primo punto che voglio trattare, mi sono soffermato un pochino per spiegare la consulenza proprio per arrivare alla definizione di questi punti, alla spiegazione di questi punti, è capire che il feto è un paziente così come lo è l'adulto, così come lo è la persona che è nata. Sappiamo che dal punto di vista legale si diventa titolari di diritti al momento della nascita. Ebbene, il feto in quanto persona è titolare di cura esattamente quanto il bambino, quanto l'adulto. Quali interventi terapeutici alle patologie fetali con alto indice di terminalità? Vedremo, approfondirò un pochino il concetto di proporzionalità dei trattamenti che ha comunque il dovere di evitare i due estremi di questa grande area, ossia da una parte l'overtreatment, l'accanimento clinico come viene definito dal CNB e dall'altra invece l'abbandono terapeutico. L'importanza delle cure palliative nella fase prenatale, la presa in carico globale della famiglia e infine la pianificazione condivisa delle cure, che altro non è che la sintesi di tutta la valutazione interdisciplinare degli aspetti etico-clinici che riguardano questa tipologia di gravidanze così particolare. Ecco dunque che il feto come paziente può sembrare una realtà che è poco visibile, perché in realtà il feto non lo vediamo, non lo tocchiamo se non attraverso la tecnologia che è a nostra disposizione. Eppure intorno a questo feto c'è un team interdisciplinare, multidisciplinare, che all'interno del quale il feto si trova al centro per la cura. Ma quali interventi terapeutici? Era il punto che mi premeva di più. Scegliere di intervenire, scegliere il tipo di cure da iniziare a portare avanti all'interno sul feto deve rispondere al principio di proporzionalità dei trattamenti, ossia è proporzionato solamente, sono proporzionati quei trattamenti che in qualche modo devono andare a perseguire, andare a ricercare un beneficio per il paziente, in questo caso per il feto, superiore ai possibili rischi o eventualmente alle gravosità che quel trattamento potrebbe comportare. Alla fine del mio intervento presenterò un piccolo caso riguardo proprio alla scelta di portare avanti alcuni trattamenti fetali in una situazione particolare. Mi soffermo un attimo sulla definizione di accanimento clinico. A me piace molto, devo essere sincera, il termine inglese overtreatment, che significa andare un po' oltre la soglia di ciò che è proporzionato, del trattamento che è proporzionato alla situazione clinica del malato. Oppure c'è anche la definizione altrettanto valida, ostinazione irragionevole dei trattamenti. Che cosa si intende? Perché non uso l'accanimento terapeutico, anche se a livello semantico è la parola e l'espressione che noi conosciamo di più? Perché è una contraddizione in termini. Non può essere terapeutico qualcosa che si configura come accanimento. Per cui io preferisco accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti. O il termine inglese, anche se il termine inglese ci stiamo inglesizzando un po' tutti quanti, però in qualche modo inquadra bene il problema. Sono trattamenti che si presumono inefficaci o la cui prosecuzione è divenuta di documentata inefficacia in relazione a cosa? All'obiettivo di cura. Quindi bisogna avere degli obiettivi di cura da perseguire. Qual è la finalità? Quella di identificare la migliore qualità di vita per il neonato, per il feto, per il malato. Le cure palliative, qui abbiamo una palliativista fra di noi, che è la dottoressa Papacci, spero che faccia un piccolo focus sulle cure palliative. Viene da un termine latino, pallium, che è il mantello era il simbolo della protezione. In qualche modo le cure palliative hanno il focus, hanno l'obiettivo di porre l'attenzione sulla persona malata, cercando di di soddisfare tutti i bisogni che non devono essere solamente fisici e
clinici, ma sono anche psicologici e spirituali. Sia l'OMS sia la nostra legge 40, la nostra legge 38 del 2010 danno una definizione di cure palliative, ma sono cure palliative legate soprattutto all'identificazione, all'adulto, alla persona che è al termine della propria vita. L'OMS invece si è anche esposto, diciamo così, dando una definizione di cure palliative pediatriche, ossia l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito, non solo del bambino, ma anche della famiglia. Notavo che ha fatto l'OMS una definizione delle cure palliative per l'adulto, per il bambino, non per il feto. Forse stiamo in qualche modo aspettando che i tempi maturino perché possa esserci questa nuova definizione. Sono un modello di assistenza, che è un modello di assistenza integrato, multispecialistico. Avete visto la quantità di figure che in qualche modo va a contribuire, che fa parte del team dell'hospice perinatale ed è dedicato ai feti, quindi ai feti e ai neonati con patologie con life condition o life limiting condition, con l'obiettivo di ottimizzare la qualità di vita e sia dei neonati che dei feti, ma soprattutto anche delle loro famiglie. Non c'è la presa in carico solo del feto, ma anche della coppia. Ecco dunque che le cure palliative perinatali rispondono e sono quindi assolutamente da implementare, da promuovere, sia la legge 38 del 2010 sulla cure palliative, sia alla legge 219 del 2017. Non sono le cure di fine vita, ma le comprendono la parte finale della patologia, quindi la comfort care. Possono includere anche trattamenti invasivi, si parla anche di, appunto, abbiamo visto l'aminfusione, ma abbiamo visto nei nostri casi hospice anche l'esecuzione di cistocentesi seriate, o così come l'applicazione di un shunt vescico amniotico, peritone amniotico, insomma, tutti i trattamenti che avevano comunque, pur essendo invasivi, una finalità palliativa proporzionata alla situazione clinica di quel feto. E infine richiedono una valutazione interdisciplinare, una pianificazione condivisa delle cure che permetta la gestione delle complessità perinatali. Come deve essere presa in carico la coppia, il singolo specialista, il ginecologo, il neonatologo, chi prende in carico? La presa in carico deve essere globale e soprattutto comporta come effetto secondario il fatto che la coppia sia rassicurata e sostenuta a più livelli, clinico, psicologico, etico, testimoniale, anche economico, che sono comunque degli aspetti non trascurabili, considerato che la gravidanza è un tempo molto lungo a volte e spesso la coppia non è residente vicino alla realtà dell'hospice. Dà alla coppia la possibilità di riflettere sulle proprie priorità, sui propri desideri, sulle cose che vuole entrino a far parte del percorso, e coinvolge la coppia nell'identificazione di una pianificazione condivisa delle cure che possa in qualche modo aiutarla a diventare consapevole degli scenari possibili al momento della nascita. Ecco dunque il documento condiviso di orientamento etico assistenziale, che è in qualche modo lo strumento che noi privilegiamo per pianificare l'assistenza sia in fase prenatale sia in fase, diciamo, perinatale, quindi al momento del parto, sia in fase postnatale. E richiamo un po' dei concetti che sono molto noti nella bioetica clinica, che sono l'advanced care planning e lo shared decision making. Cosa fa il documento condiviso? In qualche modo mette insieme, va a rispondere sia al principio di beneficità non maleficenza, in quanto l'obiettivo è proprio quello di
andare a ricercare il bene, parlavamo prima qua il bene in questo caso non soltanto della mamma, non soltanto del feto, di entrambi. A volte abbiamo avuto casi in cui i pazienti erano addirittura tre, c'era una gemellare, quindi dove uno dei feti era sano, l'altro era malato, come ottimizzare la cura di entrambi. Capite dunque che il documento condiviso come pianificazione risponde al principio di beneficità e beneficenza, ma risponde anche e concretizza anche il principio di rispetto dell'autonomia, perché la coppia viene coinvolta all'interno della pianificazione e si cerca di ottimizzare sempre di più ciò che è il bene, non soltanto a livello clinico, ma anche a livello di supporto psicologico e della coppia, psicologico, spirituale, insomma, per tutti gli aspetti che caratterizza il supporto alla coppia. Il documento, vado velocemente su questi aspetti, su quale caratteristiche del documento condiviso, permette di personalizzare le decisioni, facilita anche la condivisione ed è preferibile là dove non ci siano delle urgenze. In sintesi, quali le principali caratteristiche? L'analisi contestuale sia sul piano clinico, quindi di diagnostica di possibili terapie, ma anche sul piano di bioetica clinica, ossia andando ad analizzare i valori che sono in gioco e quelli che sono i principi a cui fare riferimento. C'è poi un approccio relazionale che è alla base, quando il prof Noia parlava di medicina condivisa, è vero che c'è un forte aspetto relazionale all'interno dell'equipe, ma non solo in maniera trasversale all'interno dell'equipe, anche con la coppia, coinvolgendo la coppia, eventualmente la famiglia, eventuali pazienti. Una piccola nota, la pianificazione condivisa delle cure, pur essendo uno strumento privilegiato dell'hospice perinatale, è uno strumento che viene utilizzato anche in altre realtà del policlinico, là dove ci sono patologie croniche, dove è importante fare una pianificazione condivisa delle cure. Quindi è uno strumento privilegiato dell'equipe hospice perinatale, ma è uno strumento che viene utilizzato anche in altre realtà. Penso a una neurologia, penso a una cardiologia, a una medicina interna, a una geriatria, a un'oncologia. Quindi capite come diventa uno strumento che permette di camminare insieme team assistenziale e paziente barra famiglia. La personalizzazione del caso. Più volte mi si chiede, mi dai il format del documento condiviso? Come si fa il documento condiviso? Che cosa devo inserire nel documento condiviso? Ecco, non c'è un format del documento condiviso. Ci sto pensando, sto cercando di capire se è possibile dare delle indicazioni, ma in realtà ogni documento condiviso si cuce addosso ad ogni singolo paziente, in questo caso ad ogni singola famiglia, perché viene presa in carico la famiglia, di cui si ascolta i desideri, di cui si individuano le opzioni di cure per il feto, eventualmente per la madre se ci sono delle complicanze materne. Capite dunque che non c'è un format predefinito, c'è la capacità di, questo io ringrazio i colleghi del team, perché grazie alla loro capacità di farmi entrare dentro le loro specialità, perché io non sono tuttologa, io sono una biologista che si basa su tutta la parte clinica che viene spiegata, sviscerata, tutte le prospettive vengono in qualche modo identificate nei loro benefici, nei loro rischi, prima di essere in qualche modo condivise con la famiglia e poi decise. La famosa valutazione interdisciplinare. La valutazione interdisciplinare non è tanto la somma delle discipline che compongono il team hospice, ossia la ginecologia, la neonatologia, le varie specialità, la cardiochirurgia, così come la cardiologia, la neurochirurgia infantile, ma è piuttosto è un di più che si viene a creare dopo che il team si è confrontato nella riflessione, quindi è come se fosse un valore aggiunto. I tempi del documento sono dei tempi necessari. Il documento condiviso non è una semplice consulenza, in cui
si scende e si scrive rispetto alla situazione che viene in qualche modo identificata. Il documento condiviso ha bisogno di un tempo di approfondimento che di solito viene vissuto a livello clinico, perché è importante il confronto, è importante andare eventualmente a interrogare la letteratura scientifica, anche capire se ci sono dei supporti anche a livello di letteratura che possano aiutare a identificare le scelte migliori. C'è un secondo momento, che è quello dell'incontro e del dialogo con la coppia. Spesso non è un singolo incontro, ma è un percorso di dialogo con la coppia, ed è in questo percorso, che è caratterizzato anche da una comunicazione interdisciplinare, da una comunicazione empatica, che nasce la sinergia che permette di individuare gli obiettivi di cura. E si arriva infine all'elaborazione scritta del documento, che in qualche modo permette di pianificare passo passo quello che andrà ad accadere sia rispetto ad eventuali terapie fetali da attuare, sia rispetto alle possibilità, al timing del parto, ad esempio alla modalità, all'assistenza postnatale. Mi fermo solo su una piccola nota: secondo me il documento condiviso è proprio la concretizzazione di questa affermazione che troviamo anche nella legge 219 del 2017, ossia il tempo di comunicazione e il tempo di cura. Chi mi conosce, vedo qualche paziente qui, sa che mi piace dialogare con i pazienti, mi piace ascoltarli. Dal loro ascolto, dall'ascolto della coppia, spesso si impara tanto, più di quanto noi riusciamo mai a dare a loro. Ascoltare la coppia, comunicare con la coppia, avere un linguaggio che sia fruibile per la coppia, dare dei tempi di riflessione, sono tutti momenti che sono terapeutici, che fanno parte di un percorso di cura. Non si può, adesso si va sul fare quante più cose possibile nel minor tempo possibile, l'efficienza è a discapito della qualità spesso. Bisogna darsi il tempo di fermarsi per dialogare con le coppie. Quindi la coppia, nel momento in cui ci si incontra, interagisce facendo tutte le domande del caso, esprimendo quelli che sono i suoi desiderata, cercando anche di capire, la coppia a volte ha bisogno di capire ciò che succede, ha bisogno di essere resa consapevole non soltanto della gravità della patologia fetale, ma anche delle prospettive che si possono aprire, fossero anche di palliazione. La cosa che mi stupisce sempre è che non si chiede il miracolo, ma si chiede di non far soffrire il figlio, perché si tratta di figlio, non si tratta di feto. Io ne parlo in termini tecnici, ma per loro è il figlio. La prima richiesta è sempre la stessa che viene fatta, che il mio figlio non soffra sia prenatalmente, sia alla nascita, sia postnatalmente. E si sente al centro di questo team multidisciplinare. Ovviamente è importante che il documento condiviso entri a far parte della cartella clinica, ma per dei motivi anche quasi banali, direi. Qualora ci fossero delle emergenze, la coppia viene in ospedale, il fatto che non ci possa essere il team ma il documento sia in cartella permette a qualsiasi altro operatore sanitario di intervenire secondo le modalità che sono state scelte. Quindi c'è un'uniformità nella gestione del caso, una trasparenza nelle procedure, un orientamento per il personale infermieristico che a volte soffre il fatto di non riuscire a essere presente in alcuni contesti di riflessione, anche se sono sempre caldamente invitati. E in più c'è una funzione pedagogica per il personale in formazione. Permette inoltre di affrontare nella maniera più esaustiva le situazioni complesse e permette un maggior coinvolgimento delle parti, rispondendo proprio a quell'articolo 5 della legge 219 del 2017 che parla della promozione della pianificazione condivisa delle cure. Ecco qui quanto vi accennavo. Anche la Samaritan Bonus dà una indicazione particolare
sulla assistenza e quindi sulle terapie possibili anche palliative ai bambini fin dal concepimento. Quindi non si tratta di trattare, quindi di fare degli interventi di cura solo sul neonato, ma di iniziare la cura del bambino sin dal concepimento. È possibile una rivalutazione etica? Il documento condiviso è per sempre, mi è venuta questa frase un po' per sorridere insieme pensando al matrimonio, no? Il matrimonio è per sempre. Gliela faccio sempre, mi domanda alle coppie quando faccio i corsi prematrimoniali. Ebbene, in questo caso no, il documento condiviso non è per sempre, non ha una durata illimitata, in quanto laddove c'è un mutamento del quadro clinico sia in fase prenatale sia in fase postnatale è possibile rivalutare la proporzionalità dei trattamenti in atto o da attuare, quindi è un percorso che si continua a fare insieme. Quindi è possibile una nuova rivalutazione interdisciplinare che vada a identificare i miglior beni da attuare sul neonato. Abbiamo avuto casi in cui i neonati che pensavamo potessero andare incontro al decesso alla nascita invece in maniera inaspettata sono sopravvissuti e quindi a quel punto si è rimodulata l'assistenza che si era pensata, mentre invece persone in cui si neonati a cui si pensava a offrire la migliore assistenza intensiva, che invece hanno presentato condizioni talmente gravi da decidere di shiftare verso la comfort care. Questo qualche dato ma al volo, adesso farò contento il professor Noia, perché queste sono le consulenze in generale che il servizio di consulenza di etica clinica ha svolto dal 94 ad oggi. Vedete come solo nell'anno 2022 siamo arrivati a 80 richieste di consulenze e non soltanto per l'hospice perinatale. E queste sono le diverse aree che richiede la nostra consulenza, e faccio notare come la parte materno-infantile sia ovviamente quella che ha il peso maggiore in queste richieste. Con una produzione di documenti condivisi che, come vedete, è molto elevata, soprattutto nell'hospice perinatale. Siamo 44 documenti condivisi su 28 consulenze standard, chiamiamole così. E adesso, nel periodo, questi sono i dati complessivi dell'hospice perinatale dal 2018 al 2022, per quanto riguarda la consulenza di etica clinica, e siamo a 42 documenti condivisi elaborati in fase prenatale contro 14 consulenze standard e 14 consulenze in fase postnatale solitamente in team e 2 documenti condivisi elaborati. Questi dati del 2022, vedete, sono circa 13 le pazienti, spesso hanno avuto più di una valutazione, tutte in fase prenatale, anzi tranne una perché è andata incontro a un'emergenza improvvisa, tutte hanno avuto una pianificazione condivisa delle cure attraverso l'elaborazione di un documento condiviso. Finisco con un piccolo caso per far capire quanto siano importanti non solo la pianificazione delle cure, ma anche le cure palliative e la gestione delle gravidanze in cui c'è una diagnosi patologia fetale diciamo ad alto indice di terminalità. Magdalena giunge allora a 13 settimane di età gestazionale, va incontro a un riscontro ecografico di igromacistico e megaviscida. A 14 settimane, facendo un prenatal safe, un prenatal test, emerge un sospetto, una diagnosi di 18, che viene successivamente confermata non tanto dall'amniocentesi quanto dalla cistocentesi che viene effettuata sul feto e che dà conferma della trisomia 18. In quel primo accesso a 16 settimane di età gestazionale, 16 più 3 di età gestazionale, viene fatto appunto l'accesso all'interno del percorso del DHO e viene effettuata anche la consulenza ostetrica, la consulenza genetica e la consulenza psicologica.
Qui c'è Anna Maria Serio, già andata via, di solito è lei che accompagna le nostre coppie. A 19 settimane all'ecografia abbiamo un riscontro di ascite urinose e megavescica. A quel punto si fa un primo incontro interdisciplinare nell'ottica di elaborare proprio un documento condiviso. In relazione a cosa? Alla possibilità di fare degli interventi di palliazione fetale e valutare che timing dovessero avere eventualmente questi interventi. Ovviamente questi interventi dovevano essere di tipo invasivo, in quanto dovevano andare a drenare l'ascite e l'eccesso di urina nella vescica, che distendeva la vescica. Perché questo? Perché sostanzialmente, secondo gli studi sulla cicezione fetale, la distensione delle sirose potrebbe causare sin dalla 20ª-22ª settimana dolore al feto. Un dolore che però è moltiplicato, come ci dice il prof Noia, è 7 volte, non adesso ricordo, 700 volte X. 100 volte X, perché c'è la mancanza del pain modification system, cioè di quel sistema regolatorio del dolore che compare nel feto soltanto intorno alla 26ª-27ª settimana. Prima all'interno del team e poi con la famiglia, che il trattamento di drenaggio viscicale di paracentesi fetale del liquido ascitico non si configurasse come accanimento terapeutico, ma come trattamento di palliazione prenatale a fini analgesici, a partire proprio dalla 20ª-22ª settimana, in quanto finalizzato a offrire al feto non la guarigione, ma la migliore qualità di vita possibile anche in ambiente intrauterino. Quindi l'obiettivo era il benessere del feto. Rispetto al timing, si riteneva giustificato, ad esempio, fare due prime cistocentesi ravvicinate per vedere quale fosse l'entità del riempimento della vescica, anche come espressione della funzionalità renale, per valutare la funzione tubulare su urina fresca. Dopo queste due cistocentesi, in base ai risultati, si sarebbe valutata la possibilità di uno shunt peritoneo amniotico al fine di evitare la sovradistensione vescicale e la conseguente sofferenza del feto. Lo shunt posizionato avrebbe evitato di continuare a fare eventuali cistocentesi seriate. Tale procedura, infatti, è stata ritenuta eticamente proporzionata, nonostante la possibilità reale rischio di dislocazione e infezione dello shunt rispetto all'effettuazione delle cistocentesi seriate o periodiche. Quindi viene fatto un primo documento a 20 settimane più 6, abbiamo detto che la distensione della sierosa avrebbe procurato dolore al feto a partire dalla 20ª-22ª settimana, elaborato il documento condiviso, il planning. Viene effettuata una prima cistocentesi a 21+0, cistocentesi e paracentesi fetale con estrazioni di 39 cc di urina fetale e 27 cc di ascite fetale. A 21 settimane più 2 viene posizionato lo shunt vescico amniotico con successo, in realtà credo che fosse poi peritoneo amniotico nel caso di Magdalena. Dopo 24 ore, tuttavia, un controllo ecografico si va a riscontrare il dislocamento dello shunt. A questo punto l'equipe si finisce nuovamente perché di fatto viene meno quel trattamento che avrebbe dovuto essere di palliazione analgesica per il feto. E ci si pone l'interrogativo se fare nuovi trattamenti invasivi di palliazione prenatale come possibile alternativa allo shunt. Perché non era più possibile inserire lo shunt, a quanto appunto ci ha spiegato il professor De Santis e il professor Noia, era ad alto rischio di dislocazione ulteriore e quindi di infezione. Viene fatto un secondo documento condiviso in cui viene fatta una proposta di paracentesi e cistocentesi seriate alla famiglia e la famiglia accoglie questa proposta palliativa. Questa era la proposta, valutare innanzitutto
proporre queste cistocentesi setarie seriate, andando a identificare e a valutare i seguenti aspetti: possibili rischi e disagi per la mamma e il bambino, le prospettive di sviluppo del bambino anche solo di discomfort vitale se non si fossero effettuati questi trattamenti, il possibile timing degli interventi, possibili scenari futuri. Quindi rispetto ai rischi materno-fetali abbiamo valutato che il discomfort materno era legato essenzialmente solo alla puntura transaddominale, ma veniva parzialmente limitato dall'analgesia percutanea e quindi dall'uso di progestinici e magnesio per inibire le contrazioni. E per quanto invece riguarda il rapporto rischio-beneficio per il bambino in utero, per il feto, si dimostrava a favore il beneficio, cioè il beneficio, anche se non in continuità, avrebbe portato il feto a sentire meno dolore piuttosto che non far nulla. Quindi, a fronte di un rischio materno comunque controllato, il beneficio per il feto appariva maggiore rispetto al possibile rischio. Alla luce di questo si è data l'indicazione a cistocentesi e paracentesi seriate, che sono apparse come strumento di palliazione giustificato e proporzionato al quadro clinico del feto. Anche perché all'interno della struttura c'era un'elevata percentuale di successi che era già stata portata avanti dai nostri ginecologi e che avrebbe potuto permettere la prosecuzione della gravidanza, anche perché era un desiderio espresso dalla famiglia, quella di portare avanti il più possibile la gravidanza per avere il bimbo in braccio, per poterlo abbracciare, anche solo abbracciare. Erano consapevoli della gravità e della verosimile morte alla nascita del piccolo. Il suddetto management palliativo quindi appariva proporzionato alle condizioni critiche del feto, in quanto finalizzato a offrire la migliore cura possibile anche in ambiente uterino. E qui si apre appunto un pochino la valutazione su come il feto sia proprio titolare dello stesso diritto di avere la migliore qualità di vita possibile, quindi della palliazione, così come il bambino e l'adulto e come viene regolamentato dalla legge 38 del 2010. Si è concordato infine con la coppia il timing dei interventi sulla base della loro disponibilità ed è stato fatto poi un nuovo incontro interdisciplinare per valutare insieme a loro i possibili scenari, facendo loro presente che il rischio di morte intrauterino ovviamente era altissimo e che la possibilità che andasse incontro a un parto fortemente prematuro era elevata. Questo è un piccolo focus per finire, per dirvi come la consulenza dietica clinica esattamente da circa 2 anni fa, dal 2019, è ufficializzata all'interno del nostro policlinico grazie a una convenzione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il nostro dipartimento, la sezione di Bioetica e Medical Humanities e la Fondazione Policlinico Gemelli del Policlinico Gemelli. Finisco con questa slide in cui riporto il quadro di una carissima amica che in qualche modo sintetizza secondo me il ruolo della consulenza dietica clinica, ossia la gentilezza, l'empatia, la possibilità di far luce, cioè un tramonto, e spesso un tramonto che mette in evidenza cose che non sono spesso visibili, si può rimanere abbagliati, ma in qualche modo mette in luce anche altro. La consulenza aiuta a far luce sulle situazioni e in qualche modo a camminare insieme all'equipe e ai pazienti. Io vi ringrazio il professor Spagnolo Dario Sacchini e ricordo Roberta Minacori perché è la collega che mi ha preceduto e mi ha fatto appassionare all'etica clinica e mi ha raccomandato di portarla avanti. Mi dispiace se mi sono dilungata, credo che sia.